La vicenda di Cecilia ha qualcosa di strano rispetto a quelle di tante martiri della Chiesa delle origini. Di lei storicamente si sa assai poco, eppure il suo nome figura ben presto nella lista dei santi e dei martiri del canone romano della Messa. Ci è pervenuta una sua passio, redatta nel V secolo, in cui si racconta che venne fidanzata dai genitori a un certo Valeriano, al quale, al momento del matrimonio, rivelò di aver offerto da tempo a Dio la sua verginità, su cui vegliava un angelo. Valeriano, istruito e battezzato da Papa Urbano, poté effettivamente vedere quell'angelo che ordinò ai coniugi di vivere in castità. Più tardi si convertì anche il fratello di Valeriano, Tiburzio. Poiché il prefetto della città aveva ordinato di lasciare insepolti i cadaveri dei cristiani uccisi, i tre davano loro degna sepoltura. Scoperti, Valeriano e Tiburzio furono decapitati. Il prefetto, volendo impossessarsi dei loro beni, fece arrestare anche Cecilia, che, condannata a morte per aver rifiutato di sacrificare agli idoli, prima sfuggì al soffocamento del calidarium dei bagni, poi fu decapitata. Ma il soldato la colpì 3 volte senza riuscire a staccarle la testa e la santa, sopravvissuta 3 giorni, cedette formalmente la sua casa a Papa Urbano, che ne collocò le spoglie in un sepolcro accanto alla cripta dei papi, nelle catacombe di San Callisto. Da lì, nell'anno 821, Pasquale I le trasportò nella basilica costruita sulla casa della santa, componendole in un cofano di cipresso. Nel 1599 la sorprendente svolta. Il cardinale Sfondrati, durante lavori di restauro della basilica, compì la ricognizione della salma della martire, alla presenza di alcuni prelati, tra cui il cardinale Baronio. Dentro l'arca di cipresso venne trovato il corpo di Cecilia incorrotto, giacente non supino, ma coricato sul lato destro come se dormisse. Fu chiamato subito lo scultore Stefano Maderno che, dopo aver disegnato la scena, modellò la bella statua marmorea che si trova tuttora nelle catacombe di San Callisto. Molti si chiedono perché Cecilia è considerata patrona della musica e dei suoi cultori. Tutto partì dall'interpretazione di un brano della Passio, in cui, raccontando il matrimonio con Valeriano, si dice che «Cantantibus organis, Cecilia domino decantabat dicens, fiat cor meum immacolatum». Mentre suonavano gli strumenti, Cecilia cantava al Signore dicendo «Si è immacolato il mio cuore». Da qui la leggenda della santa musicista che ha ispirato innumerevoli artisti tra cui Rubens e Raffaello, nonché compositori tra cui Handel, mentre in tutto il mondo associazioni e istituti musicali portano il suo nome.